Il ministro della cultura e del turismo, Massimo Brahi, ha inaugurato la prima edizione della Festa del Libro per Ragazzi, organizzato dalla provincia di Lecce. Manifestazione dedicata ai più piccoli e dislocata tra Lecce e altri 14 comuni del Salento. Signor ministro, la cultura è crescita, apertura, la cultura è vita. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per mettere al centro della nostra attenzione la cultura, la crescita e il lavoro. La cultura deve appunto essere un momento di convivenza civile, di crescita. La cultura, l'ho sempre detto, non ha barriere, la cultura deve aiutare al dialogo. Anche a Bruxelles stiamo facendo questo grande sforzo di far capire che proprio grazie alla cultura possiamo fare una politica di avvicinamento fra gli stati. Abbiamo voluto con questa festa aprire una strada per i bambini, giocosa, festosa, per farli arrivare ad un mondo bellissimo che è il mondo della lettura e che è un mondo che li aiuterà a crescere, a diventare degli uomini responsabili, maturi, seri. La lettura ti apre un mondo di esperienze che riesci a fare anche se non ti muovi da casa. Quindi questa è una manifestazione itinerante? Itinerante perché c'è un trenino, anzi un treno del sud-est con i bambini che fanno dei laboratori che hanno come oggetto sempre la lettura e l'educazione alla lettura. Qual è la vostra visione sul rapporto tra libro tradizionale e digitale? Ovviamente sono nato e vissuto tra i libri, il libro va difeso, adesso bisognerà anche proprio entrare nello specifico in alcuni provvedimenti che siano come dire, indirizzati alla difesa dei piccoli editori, facilitare come dire, alcune caratteristiche tipicamente italiane che sono appunto anche alcune forme dell'artigianato che io qui tengo molto sul libro, che sono appunto da chi produce la carta, all'arte dei tipografi italiani che è sempre stata insomma, un punto di eccellenza del paese. Non credo che tutto questo, l'ho detto, vada contrapposto all'affermazione dei libri digitali. Anche quella è una grande opportunità che abbiamo. Abbiamo tutta una generazione che avrà una facilità nell'utilizzare l'ebook. Credo che bisognerà lavorare molto nella scuola come appunto nella creazione di un ebook, in quelli che sono i contenuti di qualità e le forme nella creazione di un ebook, che sono appunto la grafica, il disegno, le illustrazioni. Sono tutte peculiarità in cui il nostro paese ha espresso punti di eccellenza straordinari. Una cosa che come dire, mi ha colpito è che in Europa, lo dico agli amici, già si lavora appunto sulle candidature di uno o due anni prima, mostrando appunto quali sono stati i lavori fatti per preparare una città capitale della cultura, quindi anche lì dobbiamo fare presto. E mi ha fatto moltissimo piacere che il presidente, l'assessore, gli assessori, i sindaci, Salvatore Capone, che mi abbiano parlato di biblioteche, questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, che mi abbiano parlato appunto di capacità di diffondere il libro alla lettura attraverso alcune biblioteche, che anche in questa città ci saranno dei progetti particolarmente, come dire, ambiziosi rivolti al libro alla lettura. Abbiamo parlato di Expo 2015 perché è una grande opportunità per il paese di far capire realmente che la cultura è un bene che può portare occupazione, crescita, che bisogna pianificare gli interventi. Se siamo bravi a, come dire, a fare sistema, a come dire, unire quelle che sono tutte le energie per valorizzare queste due opportunità, credo che potremo avere un ottimo ritorno. E quindi sicuramente ci saranno dei percorsi che non potranno non tener conto del valore che ha questa terra. Grazie.